Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Contenimento della spesa, riduzione del debito, riorganizzazione delle strutture regionali, dismissione delle società partecipate. Questi temi al centro del dibattito del Consiglio straordinario sui conti della Regione di martedì 6 novembre, su richiesta delle opposizioni. Ampio il dibattito, chiuso dall'intervento del Presidente Roberto Cota. Stefano Lepri, Partito Democratico. Cota sembra un medico che dice che il paziente è malato grave, ma poi non prescrive i farmaci. Deve decidere, ma deve fare il medico, perché sennò finisce per fare lo stregone. Luca Pedrale, Popolo della Libertà. La Regione Piemonte si è trovata un'eredità pesantissima di debiti. Era necessario affrontare questo problema e noi l'abbiamo fatto all'inizio di legislatura e addirittura nel 2011 abbiamo avuto un piccolo avanzo. Dobbiamo per forza proseguire su questa strada del risanamento. Impegno a riservare al sistema televisivo locale una quota delle risorse destinate alla comunicazione e un sollecito al governo affinché siano ripristinati i contributi alle emittenti. Questi i contenuti più significativi dell'ordine del giorno approvato a conclusione della seduta straordinaria del 6 novembre, dedicata alla crisi dell'emittenza radio-televisiva locale, richiesta da diversi consiglieri dei gruppi di opposizione. Giampiero Leo, Popolo della Libertà. In un mondo di globalizzazione, la televisione locale è uno strumento indispensabile per la democrazia, per la comunicazione coi cittadini e quindi un antidoto per l'antipolitica. Eleonora Artesio, Federazione della Sinistra. L'ordine del giorno chiede alla Giunta di rispettare la legge che prevede la destinazione del 15% della comunicazione istituzionale alle emittenze locali, lavorare in direzione del sostegno all'innovazione e all'occupazione e favorire l'accesso al credito di questi emittenti. Il sito istituzionale dell'Assemblea si arricchisce di una nuova sezione, English Content, dove sono disponibili tutti i contenuti video e testuali che spiegano storie e attività del Consiglio regionale e dei suoi organismi. Particolari video delle collezioni artistiche di Palazzo Lascaris, della presentazione del progetto Ragazzi in Aula all'ONU e il filmato I Love Consiglio Regionale di Nespolo. Inaugurata a Piemonte Artistico e Culturale di Piazza Solferino 7 a Torino, Tra Piemonte e Argentina, retrospettiva di Carlo Bossone, nato a Savona ma piemontese d'adozione. Appassionato di montagna e di pittura di paesaggio, Bossone ha elaborato uno stile personale, una pennellata luminosa e mossa da vibrazioni cromatiche. La mostra, cura del Consiglio Regionale, rimarrà aperta fino al 7 dicembre, dal lunedì al sabato dalle 15.30 alle 19.30. L'ingresso è libero. Da Consiglio regionale è tutto. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.